Bene amici, bentornati per questa seconda lezione su Isaac Newton. Parliamo della vita e delle opere di Newton. Isaac Newton nasce a Woolsthorpe, un paese del Lincolnshire in Inghilterra, il 25 dicembre del 1642. In realtà Newton è nato il 25 dicembre, per modo di dire. L'Inghilterra non aveva ancora aggiornato il calendario, andava avanti ancora con il vecchissimo calendario giuliano e non con il calendario gregoriano, quindi in realtà l'Inghilterra era uno dei pochissimi paesi dell'Europa, perlomeno dell'Europa occidentale, che manteneva il vecchio stile del calendario, quindi in realtà il 25 dicembre nel resto d'Europa, cioè dal punto di vista del calendario giuliano, era il 4 gennaio 1643. Dopo qualche decennio anche la Gran Bretagna adotterà appunto il nuovo calendario. Newton, a partire dal 1661, viene ammesso nel prestigioso Trinity College di Cambridge. Poi però è costretto a tornare al paese natio nel 1665-1666 per via della peste, per sfuggire alla peste. E proprio nel suo paese compie le sue fondamentali scoperte di ottica, eccezionali, importantissime, che tutti conoscono. Newton, dimostra sperimentalmente che la luce bianca è una mescolanza di raggi di vari colori. Anche le sue scoperte di matematica, la famosa scoperta del calcolo infinitesimale, che lui chiamò calcolo delle flussioni, ne parliamo in seguito, e anche le scoperte di meccanica, ovviamente la famosa forza di gravità, la gravitazione universale, che poi vedremo. Poi torna a Cambridge e inizia la sua carriera accademica. Infatti, nel 1669 lui ottiene una prestigiosa cattedra di matematica a Cambridge, succedendo al grande matematico Barrow. Fa anche politica e accetta degli incarichi pubblici. Lui si lega al partito Whig, che è ostile all'assolutismo, e quindi contrasta Giacomo II, e quindi all'interno di questo ambiente Whig, del partito Whig, lui conosce anche Locke, è un amico di Locke con il quale, anche da un punto di vista teorico, condivide molte cose, ad esempio l'importanza dell'esperienza, dell'esperimento. Nel 1695 ha un incarico prestigioso, diventa supervisore della zecca di Londra e sovrintende ad un'importante riforma monetaria che era in atto in quel momento. Nel 1699 lui diventa il direttore della zecca di Londra. E inoltre, cosa importantissima, dal 1703 all'anno della sua morte, lui muore nel 1727, attenzione, Newton dirige la famosissima Royal Society di Londra, prestigiosissima accademia. Quali sono le sue opere? Le due fondamentali opere scientifiche sperimentali sono quella in cui parla della gravitazione universale e quella in cui parla dell'ottica, delle scoperte di ottica, delle scoperte dei fenomeni luminosi. La prima, l'opera in cui lui dà conto, lui rivela al mondo la famosissima teoria della gravitazione universale, si chiama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Quindi è un'opera scritta in latino e i primi due sono due genitivi, mentre il terzo e il quarto sono due nominativi. Quindi l'opera sta a significare i principi matematici della filosofia naturale, d'accordo? Della filosofia naturale, i principi matematici. Parla della gravitazione universale, ma pone anche i principi fondamentali della dinamica, no? Il principio inerzia, la formulazione ancora in uso
del principio inerzia, quella più chiara, successiva alla formulazione di Cartesio, e quella di Galileo. In realtà Galileo si spiega con degli esempi, ma purtroppo Galilei, come sappiamo, non diede una formulazione in realtà del principio di inerzia. Poi, quindi, quando esce quest'opera, viene pubblicata, attenzione, nella sua prima edizione nel 1687. 1687 è la data della pubblicazione dei Principia, la quale però, come già sappiamo, ebbe ulteriori edizioni sia in latino sia in inglese. L'abbiamo già visto, no, nella scorsa lezione, perché a queste edizioni successive alla prima furono aggiunte in appendice, fu aggiunto in appendice il famoso scolio generale di cui abbiamo appunto parlato. E poi invece l'ottica, che appunto studia i fenomeni luminosi e formula l'importantissima teoria corpuscolare della luce. L'ottica ha la sua prima edizione nel 1704 ed è scritta in inglese, non in latino come i principi a matematica, quindi si chiama optics, che in realtà è un plurale, no? Gli studi di ottica. Anche l'ottica come principio a matematica ebbe alcune edizioni successive che noi abbiamo accennato nella scorsa lezione, perché anche in questo caso Newton aggiunge qualcosa, come aggiunge lo scolio generale ai principi a matematica, all'optics aggiunge le famosissime queries, le domande, i problemi aperti, in cui formula ipotesi molto importanti, anche di tipo non scientifico, non sperimentale, cioè di tipo metafisico e teologico, di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione. Alcuni suoi scritti di matematica apparvero in appendice all'ottica, altri scritti di matematica furono pubblicati invece postumi. La cosa veramente singolare è che non finisce qui, cioè se noi dovessimo parlare delle opere di Newton 100 anni fa, 150 anni fa, finirebbe qui. Invece Newton, a differenza di molti altri scienziati classici come, non so, Galileo, Copernico, Keplero, altri matematici come Eulero, non so, Newton ha avuto un destino particolare, cioè la sua interpretazione è stata rovesciata non da molto tempo, comunque se non rovesciata, comunque fortemente arricchita per via della pubblicazione di manoscritti inediti. Newton viene considerato un grande scienziato, no? Voltaire oppure Alexander Pope lo idolatrano come il vero grande scienziato moderno che dimostra tutto attraverso gli esperimenti, attraverso il rigore matematico, però in realtà Newton aveva un aspetto esoterico e non era soltanto uno scienziato. Newton ci ha lasciato una marea di pagine, di manoscritti inediti che sono stati pubblicati soltanto postumi, in cui lui parla di argomenti che non riguardano la scienza sperimentale. Parla dell'alchimia, Newton era un alchimista, era un mago, per quanto questo possa sorprendere qualcuno. Moltissimi di questi manoscritti parlano dell'interpretazione della Bibbia, in particolare famosa, e l'interpretazione dell'Apocalisse, cioè parlano di cose che riguardano la metafisica, la religione, la magia, l'alchimia. Questi manoscritti postumi hanno cambiato proprio l'interpretazione che noi diamo di Newton, e l'hanno cambiata recentemente, perché Newton non li pubblicò. C'è da dire comunque che Newton non li pubblicò per questioni di cautela, non gli sembravano presentabili, gli sembravano forse degli scritti privati. E quindi questo comunque ha un significato. È vero che noi dobbiamo credere a quello che Newton scrive in questi manoscritti inediti, però
Però, insomma, dal mio punto di vista, e non solo dal mio, se Newton decise di pubblicare i suoi scritti scientifici e di lasciare invece non pubblicati i suoi scritti, diciamo, magici o teologici, ci sarà pure un motivo. Comunque, all'inizio questi manoscritti, proprio per la natura particolare del loro contenuto, ma anche per le teorie eretiche, vedremo, che questi scritti contengono, non furono pubblicati, furono rifiutati da molte istituzioni, tra cui anche dall'Università di Cambridge, che li chiuse in un baule e si rifiutò di diffonderli, di pubblicarli. Poi addirittura questi manoscritti furono venduti all'asta, quindi si rischiò proprio di perderli. Una parte di questi manoscritti fu comprata da John Maynard Keynes, il famoso economista, che dopo averli letti definì, e questa è una cosa famosa, Newton come l'ultimo dei maghi. L'ultimo dei maghi, non propriamente uno scienziato. Un'altra parte di questi manoscritti è stata salvata dallo Stato israeliano, che appunto li ha comprati all'asta. Soltanto negli anni 60, 70, addirittura negli anni 90 del XX secolo, cioè pochissimo tempo fa, questi manoscritti sono stati completamente pubblicati. Sono vastissimi. E ci danno appunto, gettano nuova luce sulla figura, sulla personalità, sugli interessi, sul modo di ragionare, di pensare e sulle teorie del grande scienziato Isaac Newton. Pensate che Isaac Newton dedicò più anni della sua vita, qualcuno potrebbe dire sprecò, un maggior numero di anni della sua vita, a scrivere queste cose non scientifiche. Più degli anni, più del tempo che lui aveva dedicato a scrivere le sue opere scientifiche. Non solo, ma Newton stesso scrive che in un certo periodo, soprattutto quando si sta dedicando agli studi di ottica, questi studi sperimentali lo distolgono da un disegno più grande. Quindi per Newton era più importante interpretare la Bibbia, cercare di capire la Bibbia, che sperimentare nell'ottica. Questo può sembrare sconvolgente, ma è lo stesso Newton che lo scrive. Questo conferma quello che abbiamo già anticipato, abbiamo già in parte dimostrato nella lezione precedente, ovvero che Newton non era solo uno scienziato, Newton era anche un teologo, un filosofo, un alchimista, un mago, e che le teorie scientifiche di Newton vanno integrate, vanno comprese alla luce di queste teorie che noi oggi potremmo chiamare non scientifiche, perché lo stesso Newton le metteva in correlazione, come vedremo. Abbiamo parlato, no, della dimostrazione di Newton dell'esistenza di Dio, di un'intelligenza finalistica che ha creato un universo che addirittura muove e conserva il movimento della materia, che senza Dio sarebbe inerte, quindi anche la forza di gravità, come tutte le forze attive, l'elettricità, il magnetismo dipendono da Dio, non sono intrinseche nella materia. Ricordate che abbiamo anche detto nella scorsa lezione che Dio interviene attraverso lo spazio assoluto, il sensorio di Dio, lo spazio vuoto, interviene continuamente sulle particelle materiali, addirittura per aggiustare, per ricaricare, per spingere la sua creazione, che ogni tanto rallenta. Sono tutte teorie appunto teologiche, ma non possono, ripeto, essere disgiunte dalle teorie scientifiche. La teologia di Newton, e questo è dimostrato, ispira la sua stessa ricerca scientifica. Ricordate appunto i concetti di spazio e tempo assoluto. Newton, adesso poi tra poco parleremo di questo aspetto un pochino più inquietante, un pochino meno scientifico di Newton. Newton aveva un cattivo carattere che si aggravò con l'età. Addirittura alcuni hanno postulato che la causa di questi disturbi del comportamento di Newton possano essere stati provocati dall'avvelenamento da mercurio, perché lui, come tutti gli alchimisti, aveva a che fare con mercurio e altri elementi, e spesso gli alchimisti cosa facevano? Usavano assaggiare
questi elementi posti sul dito e li assaggiavano con la lingua, e in questo modo Newton avrebbe potuto assumere, forse avrebbe assunto del mercurio. Insomma, comunque aveva un brutto carattere, era orgoglioso, era arrogante, insultava le persone e si comportava in maniera violenta, anche scriveva delle missive, delle lettere piene di insulti, piene di aggressività. Molti hanno messo in relazione invece questi problemi caratteriali che in realtà alla fine, cioè nell'ultima fase della vita di Newton, sfociarono in vere e proprie nevrosi, in problemi psicologici e mentali piuttosto gravi. Molti hanno messo in relazione questi problemi, insomma, di Newton con le difficoltà della sua infanzia. Ad ogni modo, lui ebbe alcune famose controversie scientifiche in cui non ci andò leggero, spesso con puntiglio e con insistenza e con pignoleria, continuerà a perseguitare i suoi avversari ed accusarli anno dopo anno senza mai placarsi, volendo vederli umiliati, volendo vederli sconfitti, volendo vederli screditati. Per esempio, nel 1672 Newton litiga con Robert Hooke, che aveva in qualche modo anticipato la teoria newtoniana della gravitazione universale, l'aveva spronato ad applicarla al calcolo della forma dell'orbita dei corpi celesti, perché Robert Hooke aveva attaccato Newton in relazione alla sua teoria corpuscolare della luce, perché diceva che non era sufficientemente dimostrata dagli esperimenti. Newton replicò con forza, con determinazione, ma abbiamo visto anche con insulti e con aggressività. Ancora più importante la famosa controversia sul calcolo infinitesimale con Leibniz, famoso matematico e filosofo tedesco. Si litiga sulla priorità del calcolo infinitesimale. Infatti, qual era il problema? Sia Newton sia Leibniz arrivano quasi contemporaneamente alla scoperta del calcolo infinitesimale. Adesso noi sappiamo che Newton elaborò il calcolo infinitesimale circa 10 anni prima di Leibniz, però siccome entrambi attesero decenni prima di pubblicare i loro studi sul calcolo infinitesimale, non era chiaro chi vi fosse arrivato per primo. Gli studiosi dicono oggi che appunto i due grandi matematici vi arrivarono indipendentemente l'uno dall'altro. Infatti, se vediamo la notazione algebrica, lo svolgimento, insomma, del calcolo infinitesimale, la sua presentazione, essa è molto diversa in Newton e in Leibniz. Newton chiama il calcolo infinitesimale calcolo delle flussioni, Leibniz lo chiama calcolo differenziale. Il calcolo differenziale di Leibniz, il metodo leibniziano del calcolo infinitesimale, ebbe più successo di quello di Newton, anche perché Leibniz pubblicò di più, lo spiegò meglio nelle sue pubblicazioni, e anche per via dell'intervento degli amici di Leibniz, i fratelli Bernoulli, grandi scienziati, i fratelli Bernoulli, che applicarono in vari modi il calcolo infinitesimale di Leibniz e comunque lo pubblicizzarono. Newton forse era geloso, era invidioso di questo, cioè il fatto che la versione di Leibniz in Europa stava avendo più successo della sua, e quindi tirò fuori questa questione di chi avesse inventato prima il calcolo infinitesimale. E allora la decisione spettava alla Royal Society. La Royal Society successivamente sarebbe stata presieduta dallo stesso Newton, quindi diciamo che era un arbitro un pochino fazioso di parte, no? La Royal Society era londinese, inglese come Newton, mentre il povero tedesco Leibniz, che stava lì nell'Hannover, non aveva un'istituzione a cui appellarsi in Germania, perché non esisteva ancora un'accademia scientifica in Germania.
La Royal Society dà ragione a Newton, non soltanto sostiene che Newton sia stato il primo, abbia preceduto Leibniz nella scoperta del calcolo infinitesimale. La Royal Society addirittura è di questo, Leibniz si crucciò, si lamentò per tutto il resto della vita, accusò Leibniz di aver copiato. Perché? Perché Leibniz aveva ricevuto dal comune amico Oldenburg una lettera di Newton in cui Newton parlava del calcolo infinitesimale, anche se Oldenburg l'aveva resa incomprensibile attraverso dei crittogrammi. I numeri erano stati occultati, però molti sostengono che Leibniz sarebbe stato in grado di decifrare questo codice enigmatico e quindi avrebbe copiato il suo calcolo infinitesimale da quello di Newton. Non è vero, però Leibniz fu infamato appunto da Newton in maniera proprio con delle accuse proprio reiterate e eccessive. Di aver copiato. Questa è la famosa Newton, in maniera proprio con delle accuse proprio reiterate e eccessive di aver copiato. Questa è la famosa disputa sul calcolo infinitesimale. C'è da dire che però il calcolo infinitesimale di Newton e di Leibniz era ancora incrostato di molti principi metafisici. Soltanto molto tempo dopo, nell'Ottocento, alcuni studiosi ripresero il calcolo infinitesimale e lo resero davvero fruibile, applicabile in maniera semplice alla matematica, costituendo il concetto di limite che non c'è né in Newton né in Leibniz. Quindi grande scoperta, grandi studi matematici sul calcolo infinitesimale, però insomma si tratta ancora di una versione, ecco, un pochino grezza, un pochino troppo poco applicabile di questo strumento. I manoscritti inediti, forse c'è un motivo per cui Newton decise di non pubblicarli, ve l'ho detto, per cautela o per riservatezza. Alcuni di questi studi, diciamo, non prettamente scientifici, comunque furono pubblicati. Fu pubblicato, per esempio, lo scritto sulla cronologia, della Terra, nel 1728. Si chiama Studio sulla cronologia degli antichi. Newton, disegna, scusate, una cronologia della storia umana che taglia migliaia di anni di storia di molte civiltà. Cioè la cronologia di Newton tende ad accorciare la storia, a far sì che tutto ciò che sembrava essere avvenuto più anticamente, in realtà era tutto avvenuto più recentemente. Tutto doveva essere, secondo Newton, tutti gli eventi fondamentali della storia e tutte le civiltà dovevano essere in qualche modo spostati in avanti di alcuni secoli oppure addirittura di migliaia di anni. Perché Newton fa questo? Newton fa questo perché questo è funzionale a dimostrare che nessuna civiltà sia esistita prima degli ebrei di cui si parla nella Bibbia. Quindi Newton, difende la lettera della Bibbia e sostiene che tutte le civiltà in realtà siano discese dagli ebrei, da Adamo ed Eva e dai successivi patriarchi di Israele, perché Newton tende a dimostrare che, come molti credevano all'epoca, molti cristiani fondamentalisti, insomma, credevano all'epoca, Newton tende a dimostrare che le storie bibliche sono davvero le storie di tutte le civiltà e tutti gli esseri umani derivano dagli ebrei, dai patriarchi che sono dei patriarchi di cui si parla nella Bibbia. Newton critica l'idea che una civiltà cinese o una civiltà mesopotamica esistesse prima del periodo dei patriarchi ebraici di cui la Bibbia parla. Newton poi nei manoscritti inediti ha una serie di teorie piuttosto singolari.
Per esempio, lui dice che la fine del mondo è imminente, Newton è apocalittico. Perché Newton pensa che la fine del mondo è imminente? Per un motivo che io ho già spiegato nella lezione precedente, vi ricordate? Lui pensa che le forze attive dell'universo, tra cui la gravitazione universale, si stiano affievolendo, che l'universo stia perdendo la sua quantità di moto e quindi pensa che ben presto, l'universo terminerà la sua storia, quindi un'idea, diciamo, apocalittica. Poi Newton ha una serie di credenze ermetiche, magiche, che possono sembrare veramente antiquate, tipiche proprio della magia e dell'esoterismo e dell'ermetismo rinascimentali. Newton credeva, come Giordano Bruno e altri rinascimentali, che l'Egitto fosse stata la sede di un'antica sapienza originaria, nascosta, rivelata agli uomini dagli dèi. Lui addirittura pensava che le scoperte dei moderni, tra cui la sua stessa scoperta della gravitazione universale, riattivavano conoscenze già note all'antichità. Per quanto fosse strano, Newton pensava che anche che gli egiziani antichi, gli antichi egizi, conoscevano già la forza di gravità, anche se non furono in grado di esprimerla con delle formule matematiche precise. Newton inoltre è un alchimista e molti dei suoi manoscritti, fogli inediti, parlano dell'alchimia. Newton certo non è interessato alle teorie dell'alchimia, ma quanto alle realizzazioni pratiche. Newton alchimista è importante perché è proprio l'alchimia che convince Newton che l'attrazione sia una proprietà di tutti i corpi, cioè quest'idea alla base della gravitazione universale verosimilmente gli è stata suggerita dalle sue concezioni alchemiche. Newton inoltre suppone che la legge di attrazione tra le particelle microscopiche, tra gli elementi chimici, siano analoghe all'attrazione gravitazionale tra i corpi macroscopici, cioè lui pensa, noi sappiamo oggi che è sbagliato, lui pensa, attenzione, senza alcun tipo di verifica sperimentale, quindi si tratta di un'ipotesi prettamente metafisica, lui pensa che le forze di coesione nel microcosmo tra gli elementi chimici siano del tutto analoghe alla gravitazione universale dei corpi macroscopici. In questo modo Newton propone, capite bene, un'unificazione tra chimica e fisica, perché per lui la gravitazione riguarda anche il macrocosmo. Questa è un'idea importante che proviene a Newton dall'alchimia e che Newton esporrà in una delle queries dell'ottica. Abbiamo parlato nella lezione precedente delle queries dell'ottica. Poi una miriade di pagine di gran lunga superiori di numero rispetto alle pagine delle opere scientifiche più note sono dedicate da Newton all'interpretazione della Bibbia. Secondo Newton, il testo della Bibbia è stato alterato in molti punti, è stato interpolato, è stato falsificato. Al testo della Bibbia sono stati aggiunti passi che non sono originari. In particolare, secondo lui, nella Bibbia la Trinità non esiste, la Trinità non era tra le dottrine, dice Newton, insegnate da Gesù Cristo, né credute da Gesù Cristo e dai suoi primi discepoli. Quindi Newton è eretico, Newton è antitrinitario, non crede nella Trinità. Lui stesso si definisce ariano, nel senso di seguace del vescovo Ario. Nei primi secoli del cristianesimo, coloro che non credevano alla Trinità venivano chiamati ariani perché erano appunto seguaci, secondo l'opinione di questo vescovo Ario che non accettava la Trinità. Invece i trinitari, quelli che accettavano la Trinità, venivano chiamati atanasiani dal vescovo Atanasio che appunto sosteneva la Trinità, e Newton stesso dice: io sono ariano come gli antichi eretici seguaci di Ario, non sono atanasiano. E quindi lui dice che la Trinità è un'invenzione, è stata inventata in seguito come anche altri dogmi del cristianesimo. Quindi Newton è eretico, Newton non crede nella Trinità. Attenzione, Newton è severamente monoteista, crede solo nel Dio Padre. Cioè, per lui il Figlio e lo Spirito Santo non sono divinità,
perché lui non crede che Dio sia tre persone. E Gesù per lui è figlio di Dio, sì, è figlio di Dio, ma è un uomo, non è affatto una divinità. Gesù è solo un mediatore tra Dio e gli uomini, ma non egli stesso Dio. Quindi, diciamo, un cristianesimo eretico, ovviamente per evitare problemi e persecuzioni e guai, Newton non pubblicò mai queste sue pagine, scrisse anche un lunghissimo commento all'Apocalisse. In fondo il monoteismo ariano di Newton somiglia al deismo, cioè anche Newton, come il suo amico Locke, si muove nel senso di elaborare un cristianesimo ultra semplificato. Ricordate, ne abbiamo parlato nelle lezioni di Locke. Locke diceva che in fondo il cristianesimo poteva basarsi su un unico principio, cioè che Gesù fosse il Messia, d'accordo? Che Gesù fosse il Cristo, che fosse risuscitato. Tutti coloro che credono in questo principio fondamentale, cioè che Gesù è il Messia, sono cristiani e possono salvarsi, e possono salvare la propria anima a qualunque confessione appartengano, quantomeno a qualunque delle confessioni protestanti. E questo, ricordate, fonda anche la tolleranza di Locke, ma non era solo Locke, anche la Chiesa latitudinaria, la Chiesa più aperta dell'Inghilterra, pensava a qualcosa del genere, cioè semplificava il cristianesimo riducendolo a pochi principi. E in fondo questo vale anche per Newton, cioè Newton sostiene che ci sono solo due principi fondamentali del cristianesimo, ovvero venerare Dio e amare il prossimo. Tutto il resto, anche i dogmi, i riti, eccetera, non è particolarmente importante. Quindi un cristianesimo ultra semplificato come quello di Locke, che è cristianesimo, però in qualche modo si avvicina al deismo illuministico. Poi l'altra cosa abbastanza sconvolgente che Newton scrive nei suoi manoscritti è il fatto di credere che per interpretare la Bibbia bisogna usare lo stesso metodo con cui si interpreta la natura. Poi sembra assurdo. Lui vuole utilizzare il metodo scientifico sperimentale che l'ha portato a scoprire, non so, le teorie sulla luce, la teoria sulla gravitazione, anche per interpretare la Bibbia. Cioè, per lui la Bibbia si può studiare sperimentalmente, si può interpretare in maniera matematica, sperimentale. Proprio come si fa con la fisica, con la natura. Quest'idea sembra molto singolare, però per Newton era così, cioè il suo metodo scientifico, quello che usava per la fisica, per la dinamica, per la meccanica, per l'ottica, doveva essere usato anche per il testo sacro. Esiste un solo metodo per la scrittura e per la natura, quindi per Newton la Bibbia può essere letta sperimentalmente. Galileo, vi ricordate, non avrebbe mai approvato un'idea del genere, no? Galileo dice che l'interpretazione della scrittura è una cosa e si basa su un certo metodo, l'interpretazione della natura è un'altra cosa, un'altra materia, un altro ambito e si basa su un altro metodo, appunto il metodo sperimentale. Galileo distingueva, no, i piani e le metodologie tra la scrittura e la natura, invece per Newton la scrittura e la natura dovevano essere interpretate con lo stesso metodo che era il metodo scientifico sperimentale. Lo so, può sembrare strano. Ecco, queste sono le teorie, insomma, che ci hanno portato poi a rivedere l'immagine di Newton, teorie che possono sembrare anche un po' strane. Parliamo adesso della gravitazione universale. Newton arriva alla teoria della gravitazione universale riflettendo sulla caduta della Luna. Cioè, lui immagina che la Luna venga fermata della sua forza inerziale, quella che la porterebbe lontana dalla Terra, cioè che la Luna a un certo punto venga fermata, venga bloccata. Cosa succederebbe? Ovviamente che la Luna inizierebbe in maniera precipitosa a cadere verso la Terra. O con una straordinaria capacità di calcolo, Newton calcola la velocità con cui la Luna cade verso la Terra e l'accelerazione. Sin dal primo minuto in cui la Luna ipoteticamente fermata inizia a cadere, per poi arrivare man mano, naturalmente è chiaro che in questa ipotesi, man mano che la Luna cade verso la Terra, per via della legge della gravitazione universale, man mano che la Luna si avvicina alla Terra,
La velocità della Luna aumenta, no? L'attrazione gravitazionale aumenta. Newton calcola anche, quindi, la velocità della Luna negli ultimi istanti prima della sua caduta sulla Terra. Voi direte un calcolo matematico, ma Newton dimostra la veridicità di questo calcolo facendolo corrispondere con un'osservazione empirica, cioè in base alle leggi galileiane sul pendolo, Newton induce qual è la velocità di caduta dei gravi, appunto negli ultimi istanti di caduta verso la Terra. E Newton paragona attenzione, l'accelerazione della Luna negli ultimi istanti prima di cadere sulla Terra e l'accelerazione dei gravi che cadono verso il centro della Terra, per esempio un corpo che viene lasciato cadere da una torre. Ora, la velocità della Luna che lui ha, come vi ho detto, tratto matematicamente, cioè solo sulla carta, ha dedotto matematicamente sulla carta, è del tutto simile all'accelerazione dei gravi che vanno verso il centro della Terra, con qualche approssimazione. E quindi Newton, primo, arriva alla conclusione che i suoi calcoli matematici sulla caduta della Luna sono verificati sperimentalmente perché corrispondono alla velocità di corpi che sono stati misurati con degli esperimenti mentre cadono verso la Terra. Inoltre, ovviamente, la conseguenza del tutto ovvia di questo è che la forza che fa cadere la Luna verso la Terra è la forza che fa cadere, per esempio, la mela da un albero, sono la stessa forza. E quindi la gravità è appunto universale, perché riguarda qualunque corpo. La legge di gravità è appunto una gravitazione universale. Newton arriva a queste conclusioni appunto basandosi sulle teorie galileiane della caduta dei gravi, ma anche, attenzione, sulle leggi di Keplero, a cui lui dà una veste matematica più precisa. Ricordate che quando abbiamo parlato di Keplero abbiamo messo in evidenza che le opere di Keplero non furono sottovalutate, le orbite ellittiche. Anche Galileo non capì l'importanza delle opere di Keplero. Ecco, le opere di Keplero vengono riscoperte da Newton. Keplero diventa famoso solo grazie a Newton, dopo tanto tempo in ritardo, perché Newton si basa sulle leggi di Keplero e la teoria della gravitazione universale di Newton non è altro che in fondo un'estensione, uno sviluppo delle teorie di Keplero. Newton determina matematicamente che la caduta della Luna verso la Terra è dovuta ad una forza centripeta che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra la Luna e la Terra. Quindi la legge di gravitazione, ripeto, è una legge di gravitazione universale perché riguarda tutti i corpi, a differenza di Keplero che, ricordate, pensava che l'attrazione valesse solo tra il Sole e ognuno dei pianeti. Invece Newton dimostra che l'attrazione riguarda tutti i corpi e anche le parti di cui è formato un singolo corpo, quindi si tratta davvero di una teoria universale. Spinto da Robert Hooke, che aveva in qualche modo anticipato la teoria gravitazionale, ecco Hooke chiede a Newton: va bene, dato per scontato che i tuoi calcoli matematici siano giusti, cioè che l'attrazione tra i corpi è inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze, allora applica questo alla forma dell'orbita e calcola in base a questa legge, quale forma dell'orbita sia quella corretta. Per esempio, ecco, il Sole, chiamo un qualsiasi pianeta che orbita intorno al Sole. Scusate, il disegno mi è venuto molto male, vabbè, pazienza, è soltanto così un esempio. Newton si applica con la sua straordinaria capacità di calcolo
E Newton dimostra che un corpo in moto rettilineo uniforme che viene attratto continuamente verso un centro immobile percorre un'orbita ellittica in cui il Sole occupa uno dei fuochi. E questa è la dimostrazione della prima legge di Keplero. E questo corpo viene attratto verso il centro immobile con velocità areolare uniforme, e questa è la seconda legge di Keplero. Vi ricordate i triangoli di Keplero che in tempi uguali descrivono aree uguali, perché il corpo in orbita intorno al Sole è più lento quando si avvicina al Sole ed è più veloce quando si allontana. E quindi questa è la dimostrazione della matematica della seconda legge di Keplero. E inoltre questo corpo si muove con un'attrazione direttamente proporzionale al quadrato delle distanze, e questa è la terza legge di Keplero, o meglio, questa legge è lo sviluppo della terza legge di Keplero. Newton quindi giunge alla formulazione della legge di gravitazione universale. La gravità non riguarda solo il Sole e ogni singolo pianeta, come aveva supposto Keplero, come vi ho detto adesso, ma tutti i corpi materiali e anche le parti di un singolo corpo. Tutti i corpi si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale alle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze, e inoltre dipende da una costante universale K, che comunque Newton inserisce nella formula della gravitazione. Ovviamente questo conclude quel processo che era stato già iniziato da Copernico, ovvero l'identificazione tra il mondo celeste e il mondo terrestre. La fisica terrestre e la fisica celeste sono unificate. Le leggi del movimento che vigono nelle due zone dell'universo sono le stesse. La stessa forza descrive la caduta della mela dall'albero e la rotazione della Luna intorno alla Terra. Qual è la differenza tra Newton e Cartesio, che fu poi alla base anche di uno scontro tra newtoniani e cartesiani? Allora, Cartesio pensava che vi fosse una forza centrifuga e una forza centripeta che spiegassero il movimento di un pianeta intorno al Sole. Allora, per quanto riguarda la forza centrifuga, Newton è d'accordo con Cartesio. La forza centrifuga è la forza d'inerzia. Un pianeta, mettiamo che sia la Terra o qualunque altro pianeta, si muove per forza d'inerzia. Se esistesse solo la forza d'inerzia, cioè l'aspetto centripeto della forza, la Terra o qualunque pianeta si allontanerebbe in maniera indefinita dal Sole, lungo la tangente, cioè non chiuderebbe l'orbita, la Terra se ne andrebbe lungo la tangente. E per chiudere l'orbita è necessaria una forza centripeta, una forza che spinge il pianeta verso il Sole per chiudere l'orbita. Secondo Cartesio, e qui Cartesio ha sbagliato mentre Newton ha ragione, vi ricordate i famosi vortici? Cartesio, fedele al meccanicismo, pensa che la forza che attrattiva della Terra nei confronti del Sole non possa essere una forza a distanza. La Terra in realtà, secondo Cartesio, non viene davvero attratta dal Sole. La Terra viene spinta verso il Sole e quindi chiude l'orbita invece di andarsene per la tangente da una serie di vortici sottilissimi di materia invisibile. Vi ricordate i vortici celesti di Cartesio che spingono, urtano proprio la Terra o qualunque altro pianeta, la urtano queste particelle sottilissime, spingendola verso il Sole, cioè la urtano in direzione del Sole. Secondo Newton non è così. Newton ipotizza e dimostra matematicamente l'esistenza di una forza a distanza, che è la forza di attrazione tra la Terra e il Sole. Quindi Newton è d'accordo con Cartesio sul fatto che la forza centripeta che spingerebbe la Terra a allontanarsi in maniera indefinita dal Sole sia la forza di gravità.
Newton trova inadeguata l'idea di Cartesio che la forza centripeta siano i vortici che per urto, per contatto diretto, spingono i pianeti verso il Sole. Secondo Newton questi vortici non esistono e bisogna invece pensare a una forza attrattiva a distanza. Non più se, come Cartesio, la spinta, l'urto contro il pianeta da parte di vortici di materia sottilissima, ma una forza a distanza, e questo crea dei problemi, perché proprio sull'idea di forza a distanza si innestano le critiche dei cartesiani. Ricordate che per Cartesio, ma per tutti i meccanicisti, le forze a distanza venivano rifiutate come un residuo magico. Come delle qualità occulte, venivano chiamate qualità occulte, forze occulte, residui magici che il meccanicismo aveva eliminato, chiarendo che qualunque fenomeno avviene per urto, avviene per scontro, per urto diretto, mentre non è plausibile, secondo i meccanicisti, secondo Cartesio, non è plausibile pensare ad una forza a distanza. Come dovrebbe operare questa forza a distanza? Che cos'è, una magia? E no. E quindi, capite, Newton viene accusato di aver infranto il sistema meccanicistico e di aver reintrodotto le forze occulte, le forze magiche, perché la gravitazione sarebbe qualcosa di una qualità occulta. Newton e i newtoniani reagiscono, dicono: ma cosa dicono i cartesiani? Ma queste accuse sono assurde. Newton ovviamente nega che la gravità sia una forza occulta. Occulti, semmai, dice Newton, sono i vortici dei cartesiani, perché sono ipotesi senza fondamento. I vortici di Cartesio e dei cartesiani non sono dimostrabili sperimentalmente, non sono controllabili con l'esperimento. I vortici quindi sono dogmatici tanto quanto le nozioni vaghe e oscure della fisica aristotelica criticata da Cartesio. La gravità, dice Newton, non è occulta, come dicono i cartesiani, al contrario, è manifesta, perché la gravità si può calcolare. È calcolabile matematicamente, è verificabile con l'esperienza. Io l'ho fatto, scrive Newton, e quindi non è assolutamente una forza occulta. Occulta, occulti, nascosti, impossibili da trovare sperimentalmente, sono i vortici di Cartesio. Attenzione, Newton dice che i vortici di Cartesio non esistono. Non solo perché non sono dimostrabili sperimentalmente, ma perché sperimentalmente sono falsificabili, cioè vi sono delle osservazioni che dimostrano la non esistenza dei vortici. In primo luogo, il movimento e la caduta dei corpi nel vuoto. Cartesio, ve lo ricordate, negava il vuoto, negava l'esistenza del vuoto, però poi, subito dopo di lui, il vuoto fu dimostrato sperimentalmente, prima da alcuni esperimenti in Germania, poi da esperimenti condotti da Robert Boyle, il famoso chimico inglese amico di Newton. Facendo il vuoto in un serbatoio, i corpi cadono lo stesso, anche se i vortici non ci sono, e cadono verso il centro della Terra. Ora, i vortici potrebbero esistere da qualche altra parte, ma sicuramente in un recipiente in cui ho fatto il vuoto, i vortici non ci sono. C'è solo il corpo e i corpi che io introduco nel recipiente, e questi si muovono lo stesso, anche se i vortici non ci sono. Cadono verso il centro della Terra. Il loro movimento non è sicuramente causato dai vortici che appunto non esistono all'interno del serbatoio in cui è stato fatto il vuoto. E poi c'è un'altra osservazione molto significativa. Ricordate che Cartesio aveva sostenuto che i corpi in caduta libera verso il centro della Terra, come i pianeti, si muovono non per un'attrazione, ma perché spinti, urtati con contatto diretto sempre dai vortici, non i vortici celesti, ma i vortici terrestri. Però Cartesio diceva che siccome i corpi cadono spinti da vortici che sono sopra di loro,
e da particelle microscopiche che sono, essendo più leggere del corpo, vanno sopra il corpo e poi lo spingono. Secondo Cartesio, se prendiamo per esempio due corpi assolutamente identici, magari con lo stesso peso, fatti della stessa materia, questi corpi A e B sono assolutamente identici, vedete, sono semplicemente disposti in una posizione diversa. Secondo Cartesio, il corpo A avrebbe dovuto muoversi con velocità verso il centro della Terra decisamente maggiore del corpo B. Perché? Perché vedete che per Cartesio la velocità dipende dalla superficie orizzontale offerta ai vortici. Vedete che questo lato del quadrato corrisponde al corpo A, offre una superficie all'impatto dei vortici che è maggiore rispetto alla superficie orizzontale, vedete che offre all'urto con le particelle dei vortici il corpo B. E quindi, pur essendo assolutamente uguali, il corpo A dovrebbe avere un'accelerazione maggiore del corpo B. Ma questo, dice Cartesio, sperimentalmente non si verifica. Per esempio, nel vuoto, il corpo A e il corpo B si muovono alla stessa identica velocità, cadono alla stessa identica velocità, posto che abbiano una massa uguale. Perché ricordate, Newton dice e dimostra che l'accelerazione gravitazionale dipende dalla massa. E quindi, il corpo A e B, se hanno massa uguale, cadono con la stessa velocità, mentre se esistessero i vortici, secondo la teoria dei vortici, il corpo A, come ho spiegato, dovrebbe muoversi alla stessa velocità del corpo B. Quindi i vortici non esistono e comunque, anche se esistessero, sarebbero inutili perché non entrano nella spiegazione della causa del movimento dei corpi. In realtà Newton però accetta una delle osservazioni dei cartesiani. I cartesiani dicono a Newton: che cos'è questa forza? Tu supponi che esista, l'hai calcolata, però il problema è che tu non sai che cos'è, che cosa davvero intercorre tra due corpi che sono distanti, che cosa li fa attrarre reciprocamente. Tu, Newton, non lo sai. E Newton accetta questo. In realtà Newton dice di non poter pretendere di dire nulla sulla natura della gravità, o sulla sua causa, o sul modo in cui opera. Newton dice: io posso solo dimostrarne gli effetti, dimostrarne il funzionamento, dimostrarne le leggi di svolgimento della gravità, però non posso dire che cosa è la gravità, qual è l'origine della gravità. Perché tali cose, dice Newton, vanno al di là delle esperienze e dell'esperimento, quindi io non le so. Per la verità abbiamo visto che in altri casi Newton ammette l'esistenza di tante cose, tante teorie che non sono assolutamente, come abbiamo visto, dimostrate dall'esperienza. Però in questo caso dice che non può ipotizzare nulla perché non è oggetto di esperienza. Newton quindi si rende conto di non poter spiegare la natura della gravità. Egli mette in evidenza di essere in grado di descrivere come, con quale regola matematica le masse si attraggano, ma non di essere in grado di spiegare perché lo facciano, perché si attraggano. Famosa frase di Newton su questo problema, hypothesis non fingo, frase latina hypothesis con la H all'inizio, la Y e poi TH. Hypothesis non fingo vuol dire non invento ipotesi, ecco, io non lo so e quindi non invento ipotesi. È una famosa frase di Newton. Newton dice: non so quale sia l'essenza della gravità e non me lo voglio inventare. Ciò non gli impedisce però, come abbiamo visto nella precedente lezione, di affermare che ci sia una causa prima, una causa di tutto e quindi anche una causa della gravità, una causa intelligente e finalistica che imprime il movimento dei corpi e che lo conserva e che quindi è anche la causa di un principio attivo, quale la gravità. Questa causa ovviamente è Dio, perché come abbiamo visto nella lezione precedente, Cartesio si preoccupa di rendere compatibile la teoria gravitazionale con il cristianesimo, di iscriverla all'interno della cornice del cristianesimo e quindi in ultima analisi dice che la causa della gravità è Dio.
Io ho terminato su Newton per non creare una lezione troppo lunga. Ho diviso in due, abbiamo quindi realizzato due lezioni su Newton. Tuttavia, la seconda è venuta fuori molto molto più lunga della prima. Vabbè, pazienza. Con questa lezione su Newton abbiamo per ora concluso quindi questo argomento. Ci vediamo una prossima volta sempre sul canale, sempre su questo canale YouTube, Tolandus Redivivus. Arrivederci, grazie a tutti.